Questo 8 bit, ragazzi, lo vedrete ancora per poco livello 9, perché tra poco andremo a shoppare l'abilità stellare. Prima che inizi il video, ragazzi, volevo salutare e ringraziare Trollface, Giulia, Sono Bello, Chuplayerom Console e Cosimo per aver effettuato l'abbonamento VIP qui sul mio canale YouTube. Davvero, grazie mille, ragazzi, per tutto il supporto. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars col nuovissimo Brawler 8 bit. E siamo qui quest'oggi, ragazzi, per andarlo a provare per la primissima volta, e fino ad ora, avendo visto vari gameplay, ma avendo visto appunto l'utilizzo che hanno fatto i vari player, tra cui anche Serena, perché abbiamo fatto varie partite in cui lei ha utilizzato 8 bit e in cui abbiamo asfaltato tutti, ho visto che è davvero devastante. Quindi, ragazzi, quest'oggi sono qui per presentarvi quello che probabilmente attualmente è il brawler più forte in assoluto. Anche perché se andassimo a prendere le classifiche, vedremmo che praticamente 8 bit in pochissimi giorni da quando è uscito, la gente lo ha già portato sopra le 1000 coppe. Raga, è una cosa devastante, cioè è assurdo aver portato un brawler in così poco tempo a delle coppe così elevate. Vuol dire che effettivamente è un attimino un po' troppo forte. Quindi adesso lo andiamo a maxare, perché attenzione, abbiamo l'abilità stellare nello shop per 2000 monete, che come vedete dal mio account non sono assolutamente un problema. L'abilità stellare si chiama potenzia danni potenziato, chiama così effettivamente, boh, potevano trovare un nome un po' più carino. E chiaramente la skin a 30 gemme, che fai, non la prendi? Eh sì che la prendi, ragazzi, dai, su, la andiamo a prendere, anche se devo essere sincero, preferisco la skin classica, anche se in realtà da quanto ho capito anche questa skin si chiama skin classica. Ah no, bit vintage. Ok, no, stavo scherzando. Avevo letto classica però da qualche parte. Vabbè, detto questo, ragazzi, andiamo a fare magari un paio di partite con il vintage e un paio di partite con quella normale. Vorrei provare però a partire in sopravvivenza. Perché? Perché in sopravvivenza andremo a giocare con 8 bit maxato a 0 trofei. Quindi diciamo che in questo video andiamo anche a fare la trollata di 8 bit maxato a 0 trofei, un po' come la serie che vi sto portando sul canale dei brawler maxati, appunto giocati a 0 coppe. Detto questo, ripeto, è la primissima partita che vado a fare con 8 bit, non l'ho ancora mai provato, ripeto, ci ho giocato in duo con Serena, ma chiaramente lo andava ad utilizzare lei. E sinceramente, ragazzi, abbiamo fatto veramente i buchi, cioè abbiamo asfaltato chiunque si presentasse davanti le nostre strade. Allora, c'è quella tara, molto cattiva, e si sta provando ad aprire quella boxetta. Madre mia! Madre mia, ma ti credo che è lentissimo sto brawler? Ma raga, è troppo forte! Ragazzi! Attenzione, quello è un altro 8 bit. Ma bro, io ce l'ho a livello 10, guarda, non ti conviene. Ragazzi, io sono maxato. Lo sapete, mi sa che anche quello è un buon livello? Quello lì a destra? Questo qui no, questo qui mi sa che ce l'abbasso. Mamma mia, raga, però è veramente lento, Ma ci credo che è così lento, raga. Cioè, se avessero messo poca più velocità a questo brawler, era davvero... era più forte di Rosa ai primi tempi, raga. Non so chi gioca da tanto su Brawl Stars dai tempi in cui aggiunsero Rosa, ma chi giocava sapeva, sa benissimo che Rosa all'inizio era veramente troppo, troppo forte. E beh, diciamo che 8 bit non è tanto da meno. Diciamo che questo 8 bit non è per niente tanto da meno. Guardate quanto è più grande! Raga, guardate la differenza tra l'abilità, cioè la macchina, tra virgolette, la statuetta, la torretta, questa statuetta, la torretta della di bit stellato rispetto alla torretta di un bit non stellato. Raga, è gigantesca. Oh mio Dio, raga, devo stare attento, Ragazzi, sta attentissimo, perché qui anche quest'altro 8 bit ci può far male, Devo recuperare vita, devo recuperare vita assolutamente. No, devo recuperare vita, raga, devo recuperare vita. Mi ha tolto veramente troppo prima, mi ha tolto veramente troppo. Ah, perché l'automira mi è andata di qua? Raga, sono andato di automira perché pensavo lo mirasse. Vabbè, comunque, detto questo, siamo tra i primi tre, quindi chiaramente ottima partita per noi. Però attenzione, perché questo Alessandro poteva fregarci, ma l'abbiamo vinta, raga. Cioè abbiamo fatto, penso, 6-7 kill. Quanti ne abbiamo uccisi, raga? 6 minimo. Se li abbiamo uccisi probabilmente in questa partita, abbiamo asfaltato tutti e vi ho mostrato quanto cavolo è devastante questo brawler. È veramente una roba allucinante. Con la torretta così grande, raga, lo è ancora di più. Andiamo a vedere quanti trofei hanno. Infatti tutti a 0 e tutti livello 1. Quindi anche quel bit che mi sembrava un livello superiore, in realtà era sempre livello 1. Ma adesso ve lo voglio far vedere anche nelle altre modalità, perché vi voglio far capire quanto è devastante una torretta che infuria i propri amici, i propri alleati,
In una modalità del genere, ma che cavolo, tutti 8 bit. Ma no, regà. Ve lo volevo far vedere con altri brawler. Così è triste la situazione. Così è abbastanza triste, ragazzi. Io ve lo volevo far vedere all'azione con altri brawler. Cioè, vi volevo far vedere altri brawler che sfruttavano una torretta di 8 bit. Ma che cavolo, ragazzi. No, questa è una tristezza incredibile. Ragazzi, ci sono rimasto male. Ci sono rimasto veramente male. Ci sono rimasto... No, mi ha tirato la torretta, ragazzi. Non volevo mai nella vita giocare la ulti. Non volevo mai nella vita giocare la ulti. Mi sono sbagliato. Ho miscliccato la ulti, ragazzi. Chiaramente non volevo giocarla. Cioè, ragazzi, ma vi immaginate una torretta grossa come la mia messa qui dietro con, boh, Shelly che pusha. Ragazzi, cioè, ma di che stiamo parlando? È un brawler sbroccatissimo. Infatti, secondo me, lo vanno a depotenziare prima di subito. Raga, questo brawler va depotenziato prima di subito, anzi. Raga, questo brawler va depotenziato prima di subito. Qui adesso ho fatto una cavolata che mi sono esposto troppo. Perché effettivamente è molto lento. Cioè, raga, io mi sono esposto un attimo e se fai un errore con questo brawler vai giù. Quindi, da una parte, io capisco che loro gli abbiano messo tutto questo danno. Però, raga, così probabilmente è un pochettino esagerato. Noi, tra l'altro, qui siamo rimasti con 2 di vita... vado a mettere la mia torretta qui, che magari è un po' più grande. Cioè, raga, guardate quanto è più grande con l'abilità stellare. Oh mio Dio. Oh mio... Raga, ma vi immaginate una torretta di 8 bit con una torretta di Pam? Cioè, voi vi curate e diventate infuriati? Cioè, no, raga, diventa devastante. Raga, devastante. È una roba allucinante sto brawler. È veramente una roba allucinante. Comunque è troppo bella l'animazione di quando perde. Raga, l'animazione di quando perde è veramente la vita. Detto questo, gli andiamo a cambiare skin. Perché, ripeto, in realtà io preferisco quella normale. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma mi piace un po' di più questa qui. Che effettivamente l'altra si chiama vintage. Questa è un po' più moderna. Mi piace un po' di più, raga, sinceramente. Lo andiamo a provare in Foot Brawl. Ora, voi non mi crederete, ma sempre con Serena l'abbiamo provato in Foot Brawl. Abbiamo provato 8 bit in Foot Brawl. Chiaramente sempre lo utilizzava lei. E non si è comportato male, ragazzi. Non si è comportato male per niente. Ora, per fortuna qui non abbiamo contro un full team di 8 bit come prima. Quindi potrebbe essere un po' più interessante la partita. Perché veramente quella di prima mi immagino che è stata parecchio noiosa. Io chiaramente ero concentrato a non morire. Mamma mia, raga, l'abbiamo bruciato sto Frank. Mamma mia, ragazzi. Allora, io lo metto qui in difesa. La torretta che ci potenzia. Tanto la ricarichiamo anche abbastanza veloce. Poi contro abbiamo Frank, ragazzi, che Frank si lasera easy. Perché ha delle hitbox gigantesche. Veramente grosso, quindi... prende easy, grandissimo Frank. Se mi passi la palla probabilmente abbiamo vinto. No, niente, vabbè. Ma bello mio, ma perché tiri? Ha tirato lui. Stava uscendo l'altro, poteva portarla la palla dentro tranquillamente, cioè poteva entrare dentro la porta con tutta la palla, ma lui giustamente ha preferito tirare contro un Frank. Vai, usa la ulti, adesso almeno fai qualcosa di buono. Ok. Raga, a sto punto vado a segnare io, anche se purtroppo sono troppo lento. Il problema di 8 bit, come vi stavo dicendo, è che è troppo lento, raga, ma... No, non ci credo. Cioè, raga, hai visto il Bull? Ha lisciato i barili. Bull, ma che fai? Hai preso anche la mira. L'ha distrutti Frank, se non sbaglio. Se non sbaglio l'ha distrutti Frank. Raga, guardate, ho giocato la furia lì, si sono infuriati tutti. E boh, cioè, tipo, l'abbiamo asfaltati. Cioè, raga, ma di che stiamo parlando? Raga, è un brawler... sbroccato in qualsiasi modalità. Perché poi, anche se magari lui non è tanto adatto in quella modalità, con la torretta vai a potenziare i tuoi amici. Cioè, avere una furia completa. Poi, ripeto, è molto veloce a sbloccarla, perché ha talmente tante hit, fa talmente tanto danno, che la torretta la risblocca in 2 secondi. È veramente tanta tanta roba questo brawler. Tra l'altro qui dobbiamo andare a prendere anche il gettone stella, quindi vediamo di vincere, così almeno ci prendiamo immediatamente anche il gettone stella. In questa mappa probabilmente può fare un po' più di fatica, magari proprio in ricercati in generale potrebbe fare un po' di fatica. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Chiaramente stiamo giocando sempre a coppie abbastanza basse e non capisco perché non ci sta trovando giocatori. Comunque sono curioso di vedere i player a che coppie l'abbiamo beccate. Attenzione, attenzione, nel team avversario avevamo un 208 coppe. Vabbè, chiaramente 2000 coppe, vabbè, e un 212. Tecnicamente, fino a prova contraria, Brawl Stars si basa sulle coppe.
del brawler. Quindi davvero molto strano che ci abbia fatto trovare due player a 200 coppe. Noi avevamo un Frank a 50, però non la vedo proprio come, non lo vedo come un motivo per farci trovare gente a 200 coppe. Comunque, raga, sta parte di video ve la taglio perché non stiamo trovando player, ma spero che prima o poi troviamo i giocatori per fare la partita. Ok, raga, dopo varie peripezie, il server ci ha degnato di una lobby. Abbiamo contro un tick e altri due 8 bit. E, raga, posso dire che siamo svantaggiati? Allora, io ho l'abilità stellare, quindi comunque a prescindere siamo avvantaggiati noi. Però loro, col fatto che hanno tick, dobbiamo stare attenti, Perché tick potrebbe essere una vera rottura di scatole. Tick potrebbe essere davvero una gran rottura di scatole. Dai, ninja, su, va, bravo. Tick potrebbe essere, come stavo dicendo, una gran bella rottura di scatole. Perché comunque con le sue bombette. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti al signor Tick qui. Signor Tick qui dobbiamo stare molto attenti. Io farei una cosa, lo pusherei. Lo pusherei. Vabbè, certo, chiaro. La bomba ci fa parecchio danno. Allora, noi lì, praticamente, quella parte di mappa ce la siamo. Ma perché giochi la torretta sulla mia? Io non credo abbia il doppio effetto. Cioè, non credo che doppia torretta valga il per due. Non penso. Perché c'è cioè, la mia torretta immensa che copre tutta la parte destra di mappa. Lui va a giocare la torretta giustamente sulla mia. Poi nemmeno un po' spostata. No, proprio sulla mia. Grande questo, un grandissimo, bravo. Complimenti. Complimenti. Vediamo di farceli un po' quei due. Ok, si sono messi tutti da questo lato, che per noi in realtà è buono. Perché loro continuano a buttare le torrette così, sperando di poterci pushare. Ma in realtà non fanno altro che buttarle. E infatti stiamo dominando noi. L'unico problema, ripeto, è Tick. Infatti l'unico problema continua ad essere Tick, che l'avevo asfaltato, mamma mia il danno che gli avevo fatto. Se avessi avuto ancora la torretta, gli avrei fatto talmente tanto danno che probabilmente disinstallava il gioco. Gli disinstallava proprio il gioco così automaticamente. Allora, questo tizio qui ha la torretta ma non la gioca. Io, regà, purtroppo ci devo ancora prendere bene la mira con sto nuovo brawler, ragazzi. Devo ancora prendere la mira. Qui ho perso un fight scandaloso. Qui ho perso un fight scandaloso proprio da uno scarso. Cioè, io l'ho perso da scarso. Non che lui sia scarso. Anche perché lui mi ha mirato abbastanza bene. E via. Allora, chiaramente. Però attenzione, attenzione, mi ha fatto trovare un matchmaking con tutta gente con le coppe sul proprio brawler abbastanza alto, Avete visto? Tutti a 100, 200 coppe. Però vorrei vedere i profili. Vorrei vedere i profili, ragazzi. Sono curioso dei profili. 7100. Vabbè, chiaramente tutti. 10.000, Raga, attenzione, attenzione, attenzione. Matchmaking interessante. Non me l'aspettavo, però matchmaking interessante. Vabbè, ci sta. Chiaramente erano quelli con più trofei, però ci stava. Comunque, raga, continuo a chiedervi voi, a voi cosa ne pensate di questo brawler. Secondo me è un tantino un po' sbroccato. Secondo me è un po' troppo forte, probabilmente c'è da dirlo. Brigatevi ad utilizzarlo, perché poi lo depotenzieranno. Quindi se avete più di 6.000 coppe, prendetelo e utilizzatelo perché è devastante. Ripeto, già il fatto che in 2 giorni la gente ha preso e l'ha portato sopra di 1.000 coppe, un motivo ci sarà. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Per me è tutto, noi ci troviamo dopo in live, sempre qui su YouTube, oppure domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!